Let's go, girl. Come on. Sono Stefania, ho 48 anni, sono di origine pugliese, ma vivo alla Spezia. Ho tantissimi hobby, ma la mia professione, che ho racchiuso nei miei hobby, è quella di beauty personal trainer. Lo sport è sempre stata la mia passione. Nel body fitness le ultime competizioni che ho fatto sono state comunque molto importanti, tra cui il Miss Universo e un mondiale in Slovenia, dove sono arrivata seconda. Buonasera. Buonasera, che bella donna. Grazie. Io sono Barbara Rametra. Piacere, Stefania. Stefania, posso prenderle la giacca? Certo. Ah, mi dia pure, appoggi pure, aiuto. Grazie. Sono una persona competitiva, sì, però nel senso buono, cioè la vera competizione è lì sul momento. Nella vita in generale sono una persona molto tranquilla. Lei era prima del suo tavolo? Ecco. Quindi l'accompagno al bar. Grazie. Prego. Io solitamente, se mi prefigo degli obiettivi, cerco di raggiungerli. Saremo presto da lei. Grazie. Nel lavoro sono iperprogrammata, ma nella mia vita, nel senso emozionale, no. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Grazie. Lei c'è qualcosa da bere? Ho un Moscow. Sono single da circa 2 anni. Ho fatto una mia variante. Grazie. Prego, a lei. Come si sente? Emozionata? Curiosa. E di cosa si occupa? Estetica. Ah. Wellness. Ah. Quindi trattamenti estetici, wellness, okay. E sport. E come è iniziato? Perché faccio sport, sempre fatto sport. Lo sport mi è sempre piaciuto perché alla fine ti aiuta tantissimo anche nella vita, perché sei abituata a rapportarti con gli altri, al confronto. Ho iniziato col pattinaggio. Poi dal pattinaggio sono passata alla pallavolo, dalla pallavolo sono passata all'atletica, dall'atletica sono passata al body fitness. Ne ha fatti un po'? Sì, tutto a livello agonistico. Con tutte le ragazze sono prime. Mi chiamo Massimo, ho 49 anni, sono di Torino. Il mio lavoro è direttore commerciale per un gruppo di aziende spagnole e italiane dove gestisco il territorio italiano. È un lavoro che mi piace molto perché mi gratifica. E poi ho iniziato per passione o per curiosità a fare l'istruttore di spinning. Buonasera. Buonasera, buonasera. Massimo. Massimo, giusto. La stavamo aspettando. Okay. Le prendo la giacca. Da lei? Certo. Per la crescita che ho fatto nella mia vita lavorativa, credo di essere una persona sicura, perché realmente io non ho una laurea, ma sono arrivato a livelli alti che a oggi non tutti arrivano. C'è già qualcuno per lei? Grazie. Prego. Questo è il mio primo appuntamento al buio. Come me lo immagino? Un incontro inaspettato. Si accomodi. Grazie. Ciao. Ciao. Piacere, Stefania. Cosa bevi di bene? Ho chiesto un Moscow, me l'hanno fatto rivisitato. L'approccio non si basa sulla bellezza, ma sì, sulla simpatia. Come faceva un film Jerry Calà, che diceva: non sono bello ma piaccio. Io sono di Torino comunque. Torino? Sì. Tu invece? Io vivo alla Spezia. Ah, posto di mare, bellissimo. Posto di mare. E vengo da un posto di mare perché le mie origini sono Puglia. Sì. Invece origini sono calabrese siciliane. Ah, dai. Quindi c'è un po' di miscuglio, dai. Un po' di passione, così si sì, dice. Sì, no? In amore il problema è che io sono sempre la figura, diciamo, protettiva, quindi probabilmente ho bisogno di avere una figura forse simile alla mia. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. Gradisce delle bollicine? Pure qualcosa di fermo ce l'ha? Sì. Se è possibile. È capitato che magari ho conosciuto persone che sono forti come me, però poi a un certo punto, secondo me, spaventa questa cosa. Grazie mille. A voi. Se parliamo di amore, sono 3 anni e mezzo che sono, diciamo, free. Sì, free. Ho un figlio di 7 anni, con lei andiamo d'accordo. Ma sei stato sposato? No. Convivenza? 10 anni, sì. Meglio, meno problemi. Andavamo d'accordo all'inizio, poi purtroppo sono subentrati dei problemi che possono essere anche la nascita del figlio e da lì
sono successe varie cose che mi ha portato e ci ha portato a separarci completamente. E quindi è così, adesso siamo single. Quanto tempo siete insieme? Beh, io bene, 10 anni. La mia reazione è che giustamente, come tanti, purtroppo si guardano attorno a un certo punto. E quindi ho fatto una cosa che non dovevo fare. Ultimamente sì, non posso negare di non essere uscito con altre persone, però no. Ultimamente non so cosa ci sia in giro, ma c'è un po' di tutto. No? È successo che ho conosciuto un'altra persona e mi sono frequentato per un periodo che poi lei ha scoperto. Però questo realmente è nato quando lei comunque già mi aveva detto che non mi amava più. Beh, una mi ha tirato fuori una lista un giorno, una sera. Cioè, primo appuntamento, prima serata, cena, è arrivata con una lista. Aveva tipo 10-12 cose, fa, io guarda che allora ti dico subito queste cose, se non sei d'accordo, finiamola qua. Cioè io volevo chiedere il conto. Spazzo giù. Poi c'è stato varie conoscenze, ma non ho mai trovato una persona che mi abbia fatto pensare di creare qualcosa. Quindi tu non hai detto niente. Di che? Di che cosa? Di che cosa non ho detto niente? Dell'amore non ho detto niente. No, l'amore, io sono separata, non ho figli. Abbiamo avuto convivenza per 6-7 anni. Ci siamo sposati ed è successo il patatrac. Il mio matrimonio non è durato tanto, però è stata una relazione molto attiva, molto impegnativa e anche bella. Quindi quanti anni che sei separata? Diciamo che ufficiosamente ormai sono 6 anni. È arrivato il nostro primo anno di anniversario, che è stato proprio l'anno in cui mi ha regalato il tradimento. È stata dura, non dico di no. È stata dura, però è passata anche questa, quindi ho dovuto vivere il mio dolore mettendolo lì. Cioè, dentro morivo, ma poi dovevo essere Stefania. C'è la Stefania forte, la Stefania professionale, la Stefania che non doveva mollare, non poteva mollare. E quindi perché siamo qua? Va bene. Siamo qua, allora. Perché? Boh. Lo dici dopo? Lo vuoi sapere adesso? È quello che mi guarda. Ce l'ho.